Tre pozzi d'acqua potabile realizzati in un villaggio in Madagascar che riforniranno centinaia di cittadini, garantendo un punto di approvvigionamento idoneo e soprattutto vitale in uno dei luoghi più poveri del mondo, afflitto da una costante siccità. Il sogno del comandante Carlo Mariani, il pilota pescarese scomparso lo scorso 14 agosto, si è realizzato. Lo ha ufficializzato l'ex presidente dell'aeroclub Armando Foschi, amico storico del comandante Mariani. Tre pozzi realizzati nel villaggio di Somandroso in Madagascar in suffragio di Carlo Mariani. Carlo Mariani, pilota di Pescara, praticamente era nato con le ali. A 17 anni aveva il brevetto da pilota in tasca e nell'altra tasca il brevetto da paracadutista. 20.000 ore di volo su aerei militari come comandante all'Italia, pilota del Papa, pilota acrobatico. Poi il 14 agosto purtroppo il suo cuore ha deciso di non battere più e, guarda caso, era seduto ai comandi di un aereo appena atterrato. I familiari hanno, in suo suffragio, hanno attivato una raccolta fondi, la sorella Adele, il cognato Paolo, la moglie Gloriana, i nipoti Davide e Valentina, e con questi fondi, tramite l'associazione Vicina di Bertinoro, sono stati realizzati tre pozzi in questo villaggio Madagascar. Voglio ricordare che gli abitanti del villaggio adesso vivono grazie a Carlo, perché Carlo per loro rappresenta la vita. La vita, come l'acqua, scorre, cambia ma non smette mai di esistere, seppure sotto forme diverse. Quindi Carlo continua a vivere con l'acqua, che permetterà la sopravvivenza agli abitanti di questo villaggio sperduto nel Madagascar.